Benvenuti a una nuova lezione di ginnastica dolce organizzata dall'Università degli Studi di Brescia. Anche per oggi avremo necessità esclusivamente di una sedia, se possibile con i braccioli. Vi diamo quindi il tempo necessario per recuperarla e intanto vediamo di recuperare quelle che sono le indicazioni fondamentali. Per prima cosa ricordiamo l'utilizzo di calzature comode, che siano scarpe da ginnastica o calze antiscivolo. È inoltre essenziale la totale assenza di controindicazioni da parte del vostro medico curante riguardo la ginnastica dolce. Altrettanto essenziale la presenza di un familiare che vi supporti durante l'esecuzione degli esercizi, in modo che questi siano svolti nella totale sicurezza. Esercizi che saranno spiegati e mostrati, questo per darvi il tempo necessario per recuperare le energie e per assimilare quelle indicazioni fondamentali per la corretta riuscita degli esercizi. Contiamo inoltre sulla vostra capacità di ascoltare il vostro corpo e quindi percepire eventuali fastidi o dolori che vanno a contrastare gli effetti benefici che ricerchiamo con la nostra attività. Oggi coinvolgeremo prevalentemente l'articolazione delle anche, delle ginocchia e delle caviglie. Andremo quindi a sederci sulla sedia prestando molta attenzione che la schiena aderisca perfettamente allo schienale della sedia. Ginocchia incollate, piedi saldamente al terreno. Inspirando andremo ad allontanare le ginocchia, quindi andremo a divaricare le gambe strisciando i piedi a terra. Lentamente poi andremo a chiuderle in espirazione. Quindi inspiriamo aprendo ed espiriamo chiudendo. Se avete necessità di mettere degli stracci sotto i piedi in modo che scorrano meglio sul pavimento, chiediamo a chi vi sta assistendo di recuperarne qualcuno. Intanto mostriamo nuovamente l'esercizio. Andiamo in apertura, inspirando, e altrettanto lentamente, espirando, chiudiamo le nostre ginocchia. Mani appoggiate sulle cosce, testa dritta, possiamo partire tutti assieme. Inspiriamo aprendo le gambe verso l'esterno, allontaniamo le ginocchia e lentamente, espirando, le chiudiamo. Non dobbiamo percepire alcun dolore, dobbiamo stare molto attenti, soprattutto per quelle persone che hanno artrosi o hanno subito interventi di protesi all'anca piuttosto che al ginocchio, chiediamo di prestare molta, molta attenzione. Divarichiamo le gambe inspirando, lentamente le chiudiamo. Cerchiamo l'apertura massima, se non riusciamo perché sopraggiunge del dolore ci fermiamo appena prima. Inspiriamo aprendo e espirando chiudiamo. Apriamo, movimento lento, ricordiamo sempre di curare la qualità del gesto, non tanto la velocità. E lentamente chiudiamo. Apriamo in inspirazione e chiudiamo in espirazione. Benissimo. Voi riposate qualche secondo, Cristina vi mostra l'esercizio successivo. Andremo a divaricare leggermente le gambe, portando le ginocchia grosso modo alla larghezza delle spalle. Lavoreremo in modo alternato, una volta con la gamba destra, una volta con la gamba sinistra. Partendo col piede destro a terra, lo staccheremo dal pavimento, eseguendo delle circonduzioni con l'anca e torneremo ad appoggiare il piede a terra. Cerchiamo di mantenere la respirazione, di non andare mai in apnea, cerchiamo che la schiena sia perfettamente appoggiata allo schienale della sedia in modo che venga mantenuta dritta. Facciamo rivedere l'esercizio. Staccheremo il piede destro da terra, rotazione, disegniamo con la punta del piede un cerchio nell'aria e torneremo ad appoggiarlo. Passeremo a sinistro, rotazione sempre in senso orario, ruotiamo e torniamo a appoggiare il piede a terra. Quindi ruoteremo sempre in senso orario, una volta col destro, una volta col sinistro. Possiamo iniziare tutti assieme, iniziamo col piede destro, appoggiato al pavimento, lo stacchiamo, rotazione in senso orario e torniamo a appoggiarlo. Sinistra, sempre senso orario, ruotiamo e torniamo a terra, cerchiamo di sollevare bene il ginocchio. Torniamo a destra, rotazione, senso orario,
e torniamo a poggiare il piede. Sinistra. Non andiamo in apnea, mani sempre appoggiate sulle cosce. Destra. E appoggiamo il piede. Sinistra. Torniamo a destra. Nuovamente a sinistra. Movimento lento, controllato e appoggiamo il piede. Perfetto. Riposiamo qualche istante, poi ripeteremo il tutto in senso antiorario, quindi alternando sempre destra e sinistra. Teniamo sempre le gambe leggermente divaricate alla larghezza delle spalle. Partiremo sempre col piede destro, stacchiamo da terra, rotazione in senso antiorario e appoggiamo. Passeremo alla gamba sinistra, stacchiamo il piede, rotazione in senso antiorario. Rotazione ampia, cerchiamo la massima ampiezza, cerchiamo la qualità del gesto, quindi un gesto molto lento, non importa la frequenza e la velocità con cui lo facciamo. Possiamo iniziare tutti assieme, inizieremo dal piede destro. Rotazione in senso antiorario, stacchiamo il piede e ruotiamo. Passiamo a sinistra, stacchiamo il piede, rotazione in senso antiorario. Andiamo a destra, rotazione lenta e appoggiamo il piede a terra. Non andiamo in apnea, mi raccomando, e continuiamo con la respirazione. Stacchiamo il piede sinistro, rotazione e appoggiamo il piede a terra. Andiamo a destra, rotazione in senso orario e appoggiamo sempre il piede. Torniamo con i piedi ben saldi a terra. Passiamo a sinistra, rotazione, appoggiamo il piede. Ancora una volta per lato. Andiamo a destra, rotazione ampia e appoggiamo il piede a terra. Sinistra, stacchiamo il piede e rotazione. Benissimo. Ora riposate, Cristina mostrerà l'esercizio successivo. Inizieremo con una marcia a ginocchia alte come abbiamo fatto per la lezione precedente. Ricordiamo che non è importante la frequenza con cui le ginocchia vengono alzate, ma è importante portare il ginocchio il più in alto possibile. Associeremo anche questa volta al movimento delle braccia, alzando il braccio opposto al ginocchio che si sta alzando. Partiremo con ginocchio destro e braccio sinistro, passando quindi per ginocchio sinistro e braccio destro. E quindi continueremo questa marcia con il movimento sincrono delle braccia, ricordiamo, ginocchio opposto al braccio che si sta alzando. Ci mettiamo quindi seduti, allontaniamo leggermente le ginocchia, quindi più o meno sempre alla larghezza delle spalle. Partiremo con ginocchio sinistro e braccio destro. E via. Passiamo ginocchio destro e braccio sinistro. Andiamo pure lentamente. E concentriamoci sulla sincronia del movimento. Braccio e gamba devono alzarsi contemporaneamente e sono gli opposti. Ginocchio destro, braccio sinistro, ginocchio sinistro, braccio destro. Continuiamo con questa marcia, cercando di portare il ginocchio più in alto possibile e alzando il braccio opposto. Non è un esercizio semplice, dobbiamo concentrarci cercando di alzare il braccio opposto al ginocchio. E ci rilassiamo. Riposiamo qualche istante e poi andremo a ripeterlo. Se siamo troppo stanchi, lavoreremo questa volta solo con le ginocchia, quindi sforzandoci di portare il ginocchio più in alto possibile, sempre che questo non evochi qualche dolore, qualche fastidio. Allora in quel caso riposiamo un minuto in più e riprenderemo con l'esercizio successivo. Chi invece non presenta alcun fastidio e non è troppo stanco, possiamo ripetere questo movimento sincrono di braccia e gambe. Partiamo alzando il ginocchio destro e il braccio sinistro. E via. Cambio ginocchio sinistro, braccio destro. Continuiamo la nostra marcia, continuiamo con una buona respirazione, tenendo la vista dritta davanti a noi. Testa dritta, schiena dritta. Non cerchiamo di avere un atteggiamento in chiusura, di flessione in avanti della schiena. Continuiamo questa marcia, ginocchia e braccia alte.
ginocchio destro, braccio sinistro, ginocchio sinistro, braccio destro. Continuiamo ancora qualche secondo. E ci rilassiamo. Perfetto. Nel prossimo esercizio andremo a distendere in avanti il piede. Cristina può mettersi lateralmente in modo che mostri esattamente la distensione della gamba. Inizieremo con la gamba sinistra, gamba completamente distesa in avanti. Faremo delle rotazioni in entrambi i sensi con la caviglia sinistra, mantenendo il tallone appoggiato al pavimento. Faremo 5 rotazioni in senso orario, 5 rotazioni in senso antiorario. Dopodiché passeremo alla gamba destra. Portiamo quindi in avanti la gamba sinistra, piede appoggiato al pavimento, tallone appoggiato al pavimento. Iniziamo. 5 rotazioni in senso orario. Rotazioni ampie, andiamo a mobilizzare bene la nostra articolazione. Una volta concluse le 5 rotazioni, ripeteremo con la stessa caviglia in senso però antiorario. Cerchiamo la massima ampiezza del movimento. Rilassiamo la caviglia sinistra, pieghiamo il ginocchio, distendiamo la gamba destra. Tallone appoggiato al pavimento. Inizieremo con le nostre 5 rotazioni in senso orario per poi passare a 5 rotazioni in senso antiorario. Iniziamo tutti assieme, piedi in avanti, tallone appoggiato al pavimento, rotazioni in senso orario. 1. Cerchiamo la massima ampiezza. 3, 4 e 5. Sempre caviglia destra, senso antiorario. 1, 2, 3, 4 e 5. Benissimo, andiamo a berci un bicchiere d'acqua, recuperiamo un po' di energie e ci vediamo dopo la pubblicità. Ora che ci siamo rilassati, che abbiamo recuperato un po' di energie, abbiamo bevuto il nostro bicchiere d'acqua, possiamo iniziare con la seconda parte del nostro allenamento, sempre incentrato sugli arti inferiori. Andremo ora a potenziare il nostro quadricipite. Per far questo siamo sempre in posizione seduta con la schiena ben appoggiata allo schienale della sedia, testa dritta con sguardo fisso in avanti. Andremo inspirando a distendere la gamba sinistra, manterremo la posizione per 2-3 secondi e quindi espirando andremo ad appoggiare il piede a terra. Stessa cosa sulla gamba destra, quindi inspirando distendiamo la gamba destra, espirando andiamo ad appoggiare il piede a terra. Le mani le manteniamo posizionate sulle nostre gambe. Possiamo quindi iniziare tutti assieme. Attenzione particolare a chi dovesse aver subito qualche intervento di protesi alle ginocchia. Ricordiamo sempre che il dolore va completamente evitato. Iniziamo con la gamba sinistra. Inspirando, distendiamo completamente il ginocchio. Ed espirando, riappoggiamo il piede a terra. Andiamo a destra, inspiriamo distendendo la gamba destra, 2-3 secondi di tenuta e quindi rilassiamo. Torniamo a sinistra, distendiamo e rilassiamo. Torniamo a destra, alterniamo sempre, distendiamo la gamba in inspirazione e la rilassiamo in espirazione. Torniamo a sinistra, inspiro ed espiro. Destra, dentro l'aria, distendiamo la gamba, fuori l'aria, rilassiamo completamente. Sinistra, distendiamo, fuori l'aria, appoggiamo il piede a terra. Torniamo a destra, inspiro. Ed espirando appoggiamo il piede a terra, ancora uno per lato, inspiro e fuori l'aria. Andiamo a destra, dai che è l'ultima, inspiro ed espirando appoggio il piede a terra. Perfetto, ora potete riposare qualche istante mentre Cristina vi mostra il prossimo esercizio.
andremo a eseguire una spinta con le punte dei piedi, quindi portando il tallone verso l'alto, mantenendo le ginocchia piegate a 90 gradi, partiremo con i piedi appoggiati al pavimento, inspirando spingiamo sulle punte ed espirando andremo ad abbassare i piedi. Lo mostriamo ancora una volta, inspiriamo spingendo sulle punte, sentirete una tensione, una contrazione muscolare a livello dei polpacci. Ed espirando appoggiamo il piede a terra. Possiamo quindi farlo tutti assieme. Siamo già seduti, siamo già con la schiena ben appoggiata allo schienale della sedia e la testa dritta con lo sguardo ben fisso davanti a noi. Lavoriamo contemporaneamente con tutti e due i piedi. Inspiriamo e spingiamo sulle punte. Espiriamo e abbassiamo i talloni. Inspiro. Una bella spinta ed espiro, appoggi i piedi a terra. Inspiro ed espiro. Inspiro, portiamo i talloni verso l'alto, spingendo bene sulle punte ed espiro. Inspiro. E fuori l'aria. Facciamo l'ultimo. Inspiro, sollevo bene i talloni ed espirando riporto i miei piedi completamente a terra. Benissimo. Riposiamo. Cristina mostrerà il prossimo esercizio in cui è essenziale la presenza del vostro familiare di supporto. Andremo a appoggiare le mani o sulle cosce, o tanto meglio se avete la sedia con i braccioli, bene le mani ancorate ai braccioli della sedia, altrimenti la cosa più difficile è quella di posizionare le mani sulle spalle incrociate. Andremo a portare i talloni leggermente più indietro delle ginocchia, quindi immaginate una verticale che passa per le vostre ginocchia e arriva fino a terra. I talloni devono essere appena all'indietro di questa verticale. Fletteremo il capo in avanti. E facendo forza sulle nostre gambe andremo ad alzarci in piedi. È essenziale che davanti a voi ci sia il vostro familiare che vi aiuti in caso di perdita di equilibrio. Torneremo a sederci e continueremo così ad alzarci e a sederci per 3 volte. Qualche secondo di pausa, lo ripeteremo. Ci mettiamo quindi in posizione, chiediamo al vostro familiare di posizionarsi davanti a voi. Se avete i braccioli, appoggiate le mani e vi aiutate nella spinta, altrimenti mani o sulle cosce o sulle spalle. Flettiamo i busti in avanti, ricordiamo che i talloni sono appena più indietro rispetto alle ginocchia. Flessione in avanti del busto, una buona spinta e ci alziamo in piedi. Torniamo lentamente a sederci. Ci risistemiamo, riportiamo i talloni appena indietro rispetto alle ginocchia, flettiamo il busto in avanti e ci alziamo in piedi. Torniamo a sederci. Ricordo che chi ha la sedia con i braccioli è essenziale che si dia una spinta con le mani, utilizzandoli. Fletto il busto in avanti e ci alziamo. E torniamo a sederci. Riposiamo qualche istante, che stiamo utilizzando molto bene le nostre gambe oggi. Chi dovesse essere già troppo stanco, meglio che riposi un attimo, che recuperi un po' le energie. Ribadisco che è essenziale che vi sia il vostro familiare che vi stia dando una mano nel caso in cui alzandoci perdiamo l'equilibrio o percepiamo qualche dolore che ci destabilizza. Quindi non eseguite questo esercizio se siete soli. Importante se avete i braccioli, la spinta delle braccia per alzarci. Facciamo molta forza ovviamente sulle nostre gambe. Ci mettiamo in posizione e ripetiamo lo stesso identico esercizio. Ricordo, talloni appena prima di un'ipotetica verticale che passa per le vostre ginocchia. Il tallone, come vedete, è arretrato rispetto alle ginocchia di Cristina. Flettiamo il busto in avanti e ci alziamo in piedi.
Lentamente torniamo seduti. Riposiamo qualche istante, riassestiamo il nostro corpo, quindi riposizionando nella posizione corretta i piedi, quindi il tallone appena più dietro rispetto alle ginocchia. Ci flettiamo in avanti e ci alziamo. Torniamo lentamente a sederci. Rimettiamo a posto il nostro corpo. Flettiamo in avanti il busto e una buona spinta verso l'alto. Ci sediamo e riposiamo ancora qualche istante. Per chi se la sente, faremo altre 3 ripetizioni. Riposiamo quindi qualche istante. Mi raccomando, cerchiamo di ascoltare il nostro corpo. Se siamo troppo stanchi, piuttosto riposiamo qualche secondo in più. Per tutti gli altri, torniamo a posizionare i talloni appena più indietro rispetto alle ginocchia. Chi è braccioli ci aiuterà nella spinta con le braccia, altrimenti le posizioniamo o sulle cosce o sulle spalle. Flettiamo in avanti il busto, spinta sulle gambe, ci alziamo in piedi. Davanti a noi c'è sempre il nostro familiare pronto a prenderci nel caso in cui perdiamo l'equilibrio. Ci sediamo. Torniamo nella posizione corretta, con le gambe, con la schiena e con le braccia. Ci flettiamo in avanti e su, in piedi. Ci sediamo e lo ripetiamo per l'ultima volta. Posizioniamo bene i talloni appena prima delle ginocchia. Flessione in avanti del busto e ci alziamo in piedi. E torniamo a sederci. Perfetto. Ora Cristina si metterà di fronte a voi. Andremo a distendere una gamba, iniziamo con la gamba destra, tallone appoggiato al pavimento, andremo ad aprire la gamba verso l'esterno, sempre col tallone appoggiato al pavimento, quindi senza alzare la gamba, e lentamente torneremo in posizione di partenza. Piegheremo il ginocchio destro, andremo a sinistra. Apertura in inspirazione e chiusura in espirazione. Schiena e testa dritte, mi raccomando. Distendiamo tutti assieme la gamba destra. Inspirando, apriamo la gamba verso l'esterno, il tallone rimane completamente appoggiato al pavimento. Espirando, chiudiamo e pieghiamo il ginocchio. Andiamo a sinistra, distendo la gamba. Apro verso l'esterno. Ed espirando chiudo la gamba e piego il ginocchio. Distendo la gamba destra, apertura verso l'esterno, in inspirazione, qui l'aria entra, chiudo la gamba, espirando e piego il ginocchio. Distendo la sinistra, apriamo verso l'esterno, torniamo lentamente al centro, espirando. Torniamo a destra, distendo la gamba, apro verso l'esterno, espirando chiudo, piego il ginocchio. Ultima volta con la gamba sinistra, apro verso l'esterno ed espirando chiudo. Benissimo, abbiamo finito anche per oggi, vi diamo appuntamento alla prossima lezione. E vi ricordiamo che avremo bisogno di un tappetino, faremo infatti degli esercizi a terra. Grazie e ci vediamo alla prossima lezione.